Lancio lungo di Bergomi, colpo di testa e palla Ganz, che parte nettamente oltre la linea difensiva della Juventus. Si presenta solo davanti a Peruzzi. Primo tiro respinto, secondo tiro, gol. Mentre San Siro esplode, tutti i giocatori della Juve vanno a protestare con il guardaline Florio, che ha indicato il centrocampo. Collina si avvicina al campanello e sente che la discussione verte sull'identità del giocatore che ha colpito di testa. Eh sì, perché l'assistente pensa che a colpire sia stato Montero, e quindi che il gol sia valido. Mentre i giocatori della Juve giurano che sia stato Zamorano, e quindi fuori gioco. Mancano 20 anni all'arrivo del VAR. La prassi dice che in questi casi è il guardalinea ad avere l'ultima parola. Collina però è certo che il colpo di testa sia stato di Zamorano. Si concentra per rivedersi in testa l'azione fotogramma per fotogramma. Sì, è stato Zamorano, ne è sicuro. E annulla il gol. Fuori gioco.